Il piano di riordino sanitario che penalizza L'Aquila e Teramo fa discutere, così l'assessore Paolucci è stato chiamato in consiglio comunale all'Aquila in audizione. Un consiglio comunale straordinario sulla sanità. L'ospedale di secondo livello a massima specializzazione per le aree interne però appare più questione politica che sanitaria a questo punto. Se si vuole realizzare un ospedale di secondo livello all'Aquila va trasferita lì la cardiochirurgia che al momento è Teramo. Al contrario, ha detto Paolucci, se si vuole trasformare il Mazzini in un ospedale ad alta specializzazione andrà trasferita a Teramo la neurochirurgia aquilana. Il decreto Lorenzin, varato nel 2013, rischia di scatenare una vera e propria guerra tra territori. Un decreto che stabilisce, come è noto, una riorganizzazione sanitaria. Gli ospedali vengono così classificati in di base, di primo livello e secondo livello, veri e propri hub. Nessuno, insomma, si prenderebbe la responsabilità, ha fatto capire Paolucci, di spostare un'unità operativa complessa da un ospedale a un altro. Questo fatto scatenerebbe una rivolta, o all'Aquila o a Teramo. Paolucci ha anche ribadito come gli ospedali di Chieti e Pescara distano tra loro circa 15 minuti. Al contrario, i nosocomi delle aree interne sono distanti almeno 40 minuti. Per questo sulla costa la sperimentazione partirà prima. Anche lì, tuttavia, ribadito l'assessore alle sanità, entro la fine di giugno 2017 si dovrà assumere una scelta precisa. Il decreto Lorenzin, infatti, stabilisce chiaramente che le reti dell'ictus cerebrale, dell'emergenza cardiologica e del trauma grave insistano in una stessa struttura. Il piano sanitario regionale ad oggi è stato già validato e approvato a Roma al Ministero della Sanità. Per i prossimi 3 anni dunque non sarà emendabile. Resta da vedere a questo punto l'atteggiamento politico che assumeranno i sindaci e rappresentanti istituzionali delle aree interne che sono certamente penalizzate da queste scelte. Quel pasticciaccio brutto della Tari. Cittadini sul piede di guerra all'Aquila per il possibile aumento delle tasse in città, ma il decreto antilocali, quello per capire con il quale sono stati trasferiti 16 milioni di euro dal governo al comune a compensazione delle maggiori spese delle minori entrate post-sisma, sarebbe sbagliato, come dice anche l'assessore comunale al bilancio Giovanni Cocciante. C'è stato uno sbaglio del governo, ecco, all'articolo 3 del decreto sugli enti locali, laddove parla a proposito della TARI del 2015, anno precedente. No, non l'abbiamo chiesto a fronte delle minori entrate e maggiori spese, ma del 2016, dell'esercizio 2016, non c'entra né il 2015 né gli anni precedenti. Secondo il testo del decreto pubblicato qualche giorno fa sulla Gazzetta Ufficiale, i fondi al ristoro delle mancate entrate per la tassa sui rifiuti non potranno essere iscritti al bilancio 2016. All'articolo 3 si dice chiaramente che il contributo è destinato al ristoro per le entrate tributarie delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al 2016. Il termine precedenti è fondamentale in questo caso, perché così come è scritto non sarà possibile attualmente coprire con i soldi del governo la spesa per il contratto di servizio con l'ASM. 14,5 milioni di euro, 3 milioni di euro sarebbero dovuti provenire dal governo attraverso questo decreto. Lo sbaglio nel testo dell'articolo 3 porterebbe necessariamente a un aumento della Tari, che è già alzata del 20%, che verrebbe così aumentata del 50%, un salasso per le famiglie ma soprattutto per gli esercizi commerciali aquilani. E l'alternativa sarebbe la rimodulazione drastica del contratto di servizio tra Comune e SM, con un taglio netto però a servizi e possibili collassi nella raccolta dei rifiuti negli ultimi mesi. Il discorso, lo ha detto anche il sindaco Cialente, è che entro il 31 luglio va approvato assolutamente l'assestamento di bilancio. E mentre la senatrice Pezzopane annuncia che in Senato si sta già lavorando per riparare l'errore tecnico, l'assessore Cocciante parla di magari un decreto ad hoc per l'Aquila, se non ci saranno i tempi tecnici per fare altro. E allora, per forza di cose, siccome il possibile aumento deve avvenire per legge massimo entro il 31 luglio, è chiaro che una decisione va presa. Io spero ardentemente di scongiurare questo aumento, ulteriore aumento della Tari, e facendo correggere il decreto, oppure speriamo di far fare un decreto ad hoc per l'Aquila. Ecco, non ci sono i tempi per la conversione in legge del decreto enti locali prima della fine di luglio. La Repubblica Cinese mette radici nella Marsica, conquistando una delle aziende più importanti della provincia dell'Aquila. La SMIC, azienda di semiconduttori che ha sede a Shanghai, infatti, ha comprato le foundry, ma l'operazione non convince i sindacati, che parlano di piano industriale assolutamente ignoto. Noi dobbiamo essere convinti sulla base di un confronto che si deve aprire, vogliamo conoscere i piani industriali, i piani di investimento che riguardano il sito di Avezzano, perché ovviamente non possiamo correre rischi, abbiamo già affrontato un piano
di riorganizzazione quando Micron è andata via. Adesso si prospetta l'ingresso di questa grande multinazionale cinese, ma noi saremo tranquilli solo dopo che avremo conosciuto, preso visione dei piani industriali e dei piani di sviluppo che riguardano il sito di Avezzano. Per ora i 1500 dipendenti del sito di Avezzano che lavorano con contratti di solidarietà non sanno in realtà cosa gli accadrà e intanto continuano a lavorare sulle commesse già arrivate in azienda. Vorrei ricordare che quello è un territorio in qualche modo investito da una grande crisi industriale, abbiamo perso migliaia di posti di lavoro e quindi non ci possiamo permettere salti nel buio. Ovviamente vogliamo essere fiduciosi, ma vogliamo capire e conoscere quali sono i progetti di sviluppo. Le preoccupazioni sono legittime, così come il nostro atteggiamento di attesa perché si facciano gli approfondimenti necessari, credo che sia altrettanto legittimo. Vogliamo essere rassicurati pienamente, ripeto, dai progetti industriali del nuovo gruppo che si viene a costituire. Quindi nei prossimi giorni saranno dei confronti a partire da quello ministeriale del 1° luglio e quindi lì vorremmo capire a che punto siamo e quali sono i progetti che investono il sito di Avezzano. Poi faremo le valutazioni di